Buon pomeriggio dallo stadio Marco Spinelli di Alife, benvenuti a Caserta Stadio, l'appuntamento del dopo partita con le interviste sulla gara di Alife e Venafro, finita come potete sapere per 2-0 per il Venafro e con l'Alife che ha subito un gol nei primissimi minuti e quindi a freddo tutto è stato più complicato. Naturalmente adesso manderemo la sigla e poi subito dopo ci ritroveremo per il commento tecnico di Emidio Bianchi e le interviste dagli spogliatoi. Rieccoci allo stadio Marco Spinelli di Alife, prego la regia di mandare in onda lo sacchetto e il consueto commento tecnico di Emidio Bianchi sulla gara di oggi. Allora Emidio, 2-0 per il Venafro, mi sembra un risultato pure abbastanza pesante, almeno visto dal gioco espresso dall'Alife. Beh, l'Alife non è che abbia disputato una delle sue migliori partite, siamo alla terza, è vero, però domenica scorsa aveva fatto vedere qualcosa in più. Si era dimostrata una squadra gagliarda, oggi purtroppo è stata penalizzata da un gol segnato dopo pochi minuti, per cui non ha saputo riprendere in mano la situazione. C'è da lavorare per questa squadra. Io a proposito di questa partita vorrei mettere in risalto la buona prova di Marco Di Baia, l'ex del Piedimonte. Non vorrei innescare una polemica, però mi sembra un giocatore che andava bene anche per la squadra di Cagnale. Speriamo che la Alife già da prossima settimana sappia riprendersi e cancellare questo zero in classifica molto penalizzante. La strada è lunga e sicuramente si saprà far rispettare, come pure il Venafro, che credo sia una delle squadre candidate a vincere il campionato, come pure il Piedimonte. Ecco, tre sconfitte, insomma, si comincia un po' di aria di crisi, no? No, crisi non direi, anche se il presidente Gian Matteo sicuramente non sarà felice questa sera per la terza sconfitta consecutiva. Domenica prossima ci sarà qualcosa da ridire su questa formazione e speriamo che sappia riprendersi. Bene, bene, grazie Emidio. Andiamo immediatamente negli spogliatoi dell'Alife dove c'è per noi Valentina Monte con i protagonisti della gara di oggi. Valentina, a te la linea. Grazie Lorenzo, siamo con il capitano dell'Alife, il presidente, il Iameo. Un Alife spento, sottotono e alla fine è andato sotto di 2 gol. Sì, purtroppo l'approccio alla gara è stato sbagliato. Abbiamo preso gol dopo appena nemmeno un minuto sul calcio d'angolo, disattenzione difensiva che purtroppo ha condizionato tutta la gara. È un periodo che ci gira male, alla prima occasione prendiamo gol. Noi purtroppo ecco, creiamo tanto, però la palla non vuole entrare, ci stiamo provando in tutti i modi, però è un periodo che ci gira così. E la prossima settimana trasferta col campo di pietra. Sì, lì dobbiamo fare assolutamente punti. Diciamo che abbiamo avuto un inizio di campionato difficile con squadre comunque attrezzate che lottano per obiettivi importanti e da domenica diciamo che inizia il nostro campionato. Grazie. Presidente, una terza sconfitta consecutiva in campionato. Cos'è che manca effettivamente a questo Alife? Sì, una terza sconfitta che chiaramente, anche se diciamo che le altre due sconfitte sono state immeritate, quella di oggi forse potevamo fare di più. Abbiamo sbagliato proprio l'approccio alla gara. Ci mancavano, a noi mancano almeno 4 titolari purtroppo e quindi abbiamo pagato l'inesperienza difensiva, un errore che ha portato il secondo gol, un errore del portiere, su una rimessa del portiere abbiamo preso il secondo gol e i nostri attaccanti che purtroppo sono sfortunati, continuamente prendono legni, pali, traverse, anche all'ultimo minuto se tu hai visto Ciabur ha preso la traversa, doveva essere gol fatto, Gian Domenico ha preso il palo. Insomma, voglio dire, siamo sfortunati, quello è. Io credo che dovrò andare a fare una visita al mio santo protettore per cercare di farli benedire questi ragazzi. Bene, dopo i commenti sulla gara dei padroni di casa, andiamo a sentire, collegandoci con lo spogliatoio del Venafro, dove c'è per noi la nostra Maria Cavicchia. A te la linea. Grazie Lorenzo per la linea. Siamo qui con il capitano del Venafro, Velardi. Capitano, il 2-0 di oggi lo ritiene un passivo esagerato per l'Alife? Per quello visto nel finale, magari forse ecco,
devo essere sincero, meritavano almeno un gol perché hanno avuto più di un'occasione, sono stati sfortunati e siamo stati bravi noi a non prenderlo. Però diciamo che nel primo tempo potevamo legittimare ancora di più il risultato, quindi diciamo che sì, un gol lo meritavano, però forse ne dovevamo fare qualcuno in più il primo tempo. Ok, secondo lei qual è stato il punto nevralgico di questa partita? Quando è che l'avete sentita vostra? No, quando ha fischiato l'arbitro alla fine, perché le partite finiscono sempre al 95esimo ed oltre. Sicuramente ci ha agevolato molto segnare subito, è molto importante, soprattutto su questi campi così complicati per quanto riguarda il terreno di gioco naturalmente. E niente, abbiamo lottato fino alla fine e quando l'arbitro ha fischiato l'abbiamo sentita nostra. Prossimo impegno con il Sesto Campano, che a quanto pare è stata una squadra in gamba, è riuscito a tenere testa al Piedimonte? Sì, il Sesto Campano è sicuramente una squadra in gamba, anzi noi storicamente soffriamo molto questo scontro diretto, come lo chiamano loro. Niente, sì, è una partita importante, noi continuiamo per la nostra strada, speriamo di fare quanti più punti possibili a partire da sabato. Noi ringraziamo il capitano per la disponibilità e se non c'è altro rimando la linea a Lorenzo, grazie. Bene, bene, grazie Maria, il tempo è finito, la nostra trasmissione termina qui, grazie a Valentina Monte e Maria Cavicchia per le interviste realizzate nel dopopartita e naturalmente a Emidio Bianchi per la sua precisa e attenta analisi sulla partita, alla regia naturalmente e a tutti voi che ci avete seguiti. Sigla, alla prossima!